30 secondi per finire Sì. questa prima parte e avvicinarci al nostro strumento che tu ci aiuterai a conoscere, e perché tu in realtà fai ovviamente il pianista, ma anche ti dedichi a far conoscere, a portare la musica laddove non arriva. Tanto che ti sei inventato un festival pianistico, detto Festival Pianistico della Miata. Sì. Due parole su Beh, di questo. fatto è anche cameristico perché facciamo tutto, dal crossover al recital di pianoforte pura alla musica barocca, però si svolge a Colle Massari, quindi E qual è per me l'idea che c'è dietro? l'idea è di portare la musica in questo caso in un vigneto dove non c'era proprio nulla di musicale, di fatto non c'è nulla perché lì nel raggio di 8 km non c'è neanche una casa, però fare in modo che la cultura possa intrattenere, non deve essere una lezione dogmatica, non deve essere una punizione per chi va al concerto, assolutamente, deve essere un divertimento. E la musica va portata oggi più che mai nei luoghi atipici, non bisogna pretendere che la gente vada infracchettata in teatro per forza per ascoltare un concerto e che si senta frustrata dal fatto che magari non ne ha la competenza per comprenderlo a fondo. Bene, questo è un luogo atipico perché portare la Certo. musica classica in televisione oggi è assolutamente un'operazione Geniale. particolare. Quindi io mi avvicinerei al nostro strumento e andrei a conoscerlo assieme a te.